Piazza Grande torna sotto i riflettori internazionali. Per due giorni gli scorci più suggestivi dell'Aretino saranno la location per il film Mia cugina Rachele, remake dell'omonimo lungometraggio degli anni 50. Protagonista della pellicola l'attrice britannica Rachel Weisz. La troupe, dopo le riprese in Piazza Grande, che prevedono l'ingresso in carrozza in piazza da via di Seteria e coinvolgeranno anche il Palazzo di Fraternita, si sposteranno fuori a Anghiari, nel castello di Borbolana, vicino a Tavernelle, per poi far ritorno in Inghilterra, in Cornovaglia. Arezzo è un grande contenitore molto interessante sul piano artistico e quindi anche sul piano cinematografico, lo sappiamo dai precedenti film che sono stati registrati qua ad Arezzo. Oggi tocca questa Mia cugina Rachele, un colossal anglo-americano che porta Arezzo nel mondo. Ecco, perché è stata scelta Arezzo e perché è stato scelto proprio questo palazzo, che è uno scrigno di sicuramente tesori? È successo con molta semplicità. Una mattina io arrivo come primo rettore verso le 10 della mattina di una mattinata fredda di febbraio, il portone di Fraternita è sempre aperto dalle 10.30 alle 18, quindi alle 10 era chiuso. Lungo la terrazza incontro un uomo che passeggiava. Buona giornata, io saluto sempre tutti, l'umiltà crea il futuro, è un esempio. Quest'uomo era il location manager, io non lo sapevo chi era, dice: aspetta di entrare nel portone. Sì, ma è chiuso, venga con me, entriamo di qua. Quindi entriamo dentro, vede il palazzo, posso fare delle fotografie? Ma certo. E poi dice: ma scusi, lui a me, dice: chi è lei? Io sono il primo rettore di questo palazzo e quindi ho la responsabilità di custodire. Ma e lei chi è? Dice: io sono un location manager di un grande film che vorrei realizzarlo qui ad Arezzo, ma non sapevo dove andare. Quindi ho visto questa piazza, ho visto questo palazzo e aspettavo che aprisse. E così è nata la possibilità che questo palazzo custodisse e fosse il set cinematografico di questo grande film.